Oggi andiamo a vedere come fare una traccia sullo stile di Italiano Anthem di Sfera Ebbasta e di Russian, ovvero una traccia in cui è stato preso un sample italiano classico ed è stato utilizzato per creare una traccia trap. Quindi oggi andiamo a fare la stessa cosa. Troviamo un sample italiano bello classico e andiamo a trasformarlo per farci una base trap. Il sample che ho scelto è la canzone Tuo Fa l'Americano, che è una roba straclassica e che si può prestare molto bene per questo tipo di esperimento, quindi per andare a costruirci un beat trap. Quindi portiamola dentro FL Studio e andiamo a vedere cosa esce. Ok, allora per prima cosa sono andato a scaricare il sample e l'ho messo dentro FL Studio. E il sample suona così. E il sample è la canzone Tuo Fa l'Americano. Quindi le due cose che ho già fatto sono state trovare il BPM del sample, che sta intorno ai 176, un po' varia, non è molto regolare, e poi andare a trovare le sezioni che mi interessano. In particolare c'è una sezione di strumentale, che è questa qui. Che quindi è una sezione di soltanto pianoforte che andremo a utilizzare per il drop o per la parte comunque con le batterie. Mentre andremo a utilizzare il sample originale con anche le voci per fare una intro. Quindi andiamo a cioppare la parte strumentale. E la cosa che dobbiamo trovare adesso è una sezione da loopare, quindi una sezione che dall'inizio alla fine possa loopare all'infinito. Adesso che abbiamo il nostro loop lo possiamo consolidare e ce l'abbiamo in questa maniera più facile da lavorare. E per andare a costruire un po' più di ritmo e consapevolezza di come dovrebbe essere il ritmo, vado a mettere già uno snare e magari un hi-hat molto standard per capire se il chop del crossbeat ci sta o meno. Un piccolo trick che andiamo a mettere con l'hi-hat, time shift. Alziamo di un po', questo shifta tutti gli hi-hat. In questa maniera dà un feel un pochino più naturale senza andare a modificarli manualmente sul piano roll. Un tipo di crossbeat molto figo che è stato utilizzato da Future in March Madness, o almeno dal produttore, è un trick con il preset chiamato Slow Triplet, che secondo me potrebbe stare molto bene anche qui. Ovvero, andiamo a pitchare su di un po' il sample, quindi in questo caso su di 900, dato che poi questo preset lo abbassa di molto. E ne mettiamo due, quindi quel primo suona così. E poi ne mettiamo un secondo, quindi lo copiamo, usando il Save Preset As e trascinando. E va a dare questo effetto qui. Da questo effetto un po' terzinato, un po' particolare, che rende il sample molto figo. Andiamo ad aggiungere qualche hi-hat roll. Aggiungiamoci anche qualche perk. L'altra cosa che andiamo a mettere al sample è un po' di sidechain di quello standard là, che ho fatto un video su come utilizzare il sidechain, e lo andiamo a mettere in questo caso quello più semplice, più un semplicissimo kickstart, lo mettiamo in un mezzo, abbiamo questo. Quindi creiamo questa sensazione di rialzo ogni volta che parte la melodia, ogni mezza battuta, che accompagna anche molto bene il kick. E poi andiamo a equalizzare, magari riverberare un attimo, riempire un po'. E possiamo riempire con un po' di saturazione.
poi andiamo ad aggiungere l'808 con la stessa identica pattern del kick, e andiamo a trovare le note dell'808. Ok, quindi sono 808 che mettiamo una nota nelle prime quattro battute, quindi 808 con semplicemente due note. Aggiungiamo il kick e poi andiamo a fare sidechain tra kick e 808. E poi possiamo probabilmente aggiungere anche un po' di saturazione all'808 per renderlo più corposo. Perfetto. Lo facciamo questo stage flattener. E poi possiamo pitchare giù di un paio, in maniera tale perché l'808 è molto alto, quindi vorrei renderlo un po' più basso. Magari su di uno, diciamo tipo 700 dovrebbe andare bene. Quindi la prossima cosa che andiamo a fare è prendere il sample originale e creiamo una intro che poi si lega a questa parte, che è la parte strumentale. Sì, partiamo da qui. E la facciamo arrivare. E droppo. E qui lo facciamo droppare. Esattamente qui. Quindi lo strecciamo così. Quindi ora l'ultima cosa che rimane da fare è andare a trovare il pitch del sample in maniera tale corrisponda al pitch del sample modificato. E quello che possiamo fare nella intro è mettere magari tipo un filtro o qualcosa di particolare per andare a introdurre poi il drop del sample. Quindi possiamo routare questa alla numero 1, mettere un love filter con un low pass e automatizzarlo. E la facciamo droppare così. E per questo video è tutto, quindi molto semplice. Siamo andati a prendere un sample, abbiamo trovato la parte che ci interessava per andare a fare il drop, abbiamo costruito la batteria attorno, la batteria veramente easy trap standard, e poi abbiamo preso una parte interessante del sample per andare a fare una intro, e poi un riser per andare a collegare le due parti, far droppare il tutto con anche un filtro per introdurre ancora di più il drop. E per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.